Ma abbiamo scelto l'abete perché l'abete è il legno più venoso e più robusto. La mia idea è quella di utilizzare un listello più sottile possibile per avere una sorta di filo di disegno nello spazio. Poi il legno l'ho rivestito con della terra proprio di campo, per dare proprio quest'idea di matericità, di tempo, di sgretolamento anche, l'idea di passaggio di memoria, di passaggio del tempo. Nel Pisanello non c'è un punto di fuga principale, la narrazione è organizzata secondo diversi punti, può essere in un certo senso caotica, caleidoscopica perché ci sono diverse situazioni, diverse prospettive. Oltia e il Pleopatra. Ok, non esiste un punto, una focale centrale, l'installazione obliqua è storta. E crea a livello psichico può creare un disturbo anche della percezione. Siamo abituati sempre a piani dritti, spazi completamente ortogonali. E questa è la cosa che mi interessa. E poi l'idea di attraversamento. Un altro concetto importante di questo lavoro è l'idea di fossile, cioè questa installazione in un certo senso è come se fosse una struttura tra virgolette spaziale che arriva da un'altra dimensione, che arriva dal futuro, come se fosse un fossile appunto che arriva da un residuo o un frammento che arriva dal futuro e si incontra in questo spazio, in questa sala dove abbiamo delle tracce che arrivano invece dal passato. B3, oh, manca questo qua ancora.